Eccoci qui. Mi sentite? Mi sentite, mi sentite, mi sentite? Oh, eccoci qui. Allora, avete cenato? Avete mangiato? Ah, ok, legato alla scrivania. Ok, adesso ti riconosco. Allora, ecco, bravi, perché se non mangio io, non è giusto che mangiate voi. È che chi sta mangiando sulla tastiera, ecco appunto. Sappia, si senta un po' in colpa anche. Allora, riprendiamo un attimino dai concetti principali. No, Salvatore, vergogna. Sì, di cosa? Di tasti della tastiera? Tutti slavati di saliva? Che schifo! Vabbè. Allora, andiamo un attimino avanti con la slide che stavamo leggendo. Il concetto principale, come abbiamo visto, ne abbiamo seguito tanti di filoni principali legati al mondo del packaging. Dobbiamo però ricordarci che il prodotto, in effetti, innanzitutto deve essere considerabile unico, e per considerarlo unico, chiaramente la semplice etichetta non basta. Probabilmente perché venga considerato unico avrà bisogno anche di una strategia eventualmente dedicata. E alle volte, magari, si ritrovano all'interno degli scaffali delle confezioni, degli stili di packaging estremamente originali e unici. Un esempio che posso fare coinvolge proprio la nostra Maya, che è da illustratrice bravissima. Qual è? Spesso cosa fa? Riceve delle commissioni legate all'illustrazione specifica per un'etichetta. Mi spiego meglio. Può capitare che, per esempio, il cliente crei, che ne so, degli yogurt, dei succhi di frutta, dei prodotti di un certo genere, e che magari nella sua etichetta abbia voglia di inserire una bella illustrazione di un frutto con lo yogurt che lo avvolge, di un qualcosa di particolare. Che cosa fa? Va su Fotolia, si sceglie un'illustrazione a piacere e la utilizza. Altre volte però può succedere che il cliente dica a Maya: sai, io voglio creare una linea di prodotti con la rappresentazione, per esempio, degli elementi, i frutti, i sapori, eccetera, dotati di uno stile unico, solo mio, intorno al quale io non solo farò le etichette, ma addirittura realizzerò il sito web, magari uno spot simile a quello che ci ha fatto vedere Luca e così via. In quel caso, sfruttando per esempio una certa tecnica scusatemi, una certa tecnica illustrata o un tratto di un certo genere, avremo la possibilità di caratterizzare fortemente il prodotto scegliendo uno stile unico che renda riconoscibile quel tipo particolare di prodotto, per l'appunto. Altre volte, magari ci viene richiesto di creare un brand, un logo specifico per quella gamma di prodotti. Ecco, le strade per rendere unica una confezione in realtà sono tante. Il concetto però qual è? Cercare di sviluppare dal punto di vista grafico una linea che sia originale e soprattutto diversa da tutti gli altri. Una fragola può essere disegnata in modo fotorealistico oppure può essere eventualmente decostruita e ricostruita con uno stile grafico differente, che magari ci darà la possibilità di rappresentare quel prodotto in maniera decisamente differente. Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna di guardare i lavori di Maya, e per quello comunque ne sto parlando, perché è un'ottima illustratrice, insomma, molto brava proprio per quanto riguarda la rappresentazione grafica di etichette e quant'altro. E mi è rimasto impresso quel tipo appunto di esempio. Però, per darvi un'altra idea, in un'agenzia a Milano, o era quella di Monza, non ricordo, si lavorava proprio per alcuni yogurt, ecco perché l'esempio non era casuale. E mi ricordo che l'agenzia commissionava questi disegni bellissimi ad un disegnatore, era solo un disegnatore questo ragazzo, cioè neanche disegnatore digitale, disegnatore vecchio stampo con matite, colori, pennelli, eccetera. Creava delle illustrazioni meravigliose per questa gamma di prodotti che poi andavano a essere distribuiti in Baviera, se non ricordo male, e gli venivano commissionati, per esempio, che ne so, lo yogurt multigusto, e lui creava una cesta di frutta disegnata in un certo modo, doveva creare lo yogurt alla fragola e reinventava la fragola con quei tratti, quei disegni così caratteristici che in effetti rendevano unica l'illustrazione. Ed è un qualcosa che, di cui potete accorgervi voi stessi. Sì, Giovanni, dimmi. Io intanto prendo il link che volevo mostrarvi.
È andato via l'audio. Ok, adesso vabbè, è tornato adesso. Cerco di andare un po' più piano. E quindi dicevo, sì, stavo spiegando a Giovanni che nel momento in cui, per esempio, si vuole rendere unico un prodotto, alle volte ci si affida ad un designer, illustratore, disegnatore, eccetera. E sì, in questo caso ci sta il dire che si diventa anche un po' artisti, ciascuno dotato di un loro stile. E che cosa fanno queste figure? Realizzano le illustrazioni che andranno a caratterizzare il packaging del prodotto, ma non si limitano semplicemente a trasporre graficamente il frutto, il sapore, l'oggetto nella confezione. Si dotano di un loro stile unico per rappresentare quel prodotto, quel frutto nella confezione, in modo da rendere riconoscibile quello stesso prodotto all'interno della linea della gamma di prodotti collegati. È lì che effettivamente si diventa magari un po' artisti perché si punta magari, come ho detto prima, a decostruire l'oggetto, a ricostruirlo, a dargli comunque una forma differente, a snaturarlo o dargli comunque un aspetto insolito. Cioè lo si caratterizza realmente e se l'illustratore è bravo, come quello che ho conosciuto io quando lavoravo in questa agenzia di Monza, probabilmente il prodotto comunicherà realmente quello che è l'anteprima poi del suo sapore, quindi si lega quel legame quasi sinestetico se vogliamo, visto che parliamo di un'immagine che ci solletica il gusto e che ci trasporta verso l'esperienza di assaggio del prodotto prima ancora di acquistare il prodotto stesso. Ed è uno dei modi che si possono utilizzare per rendere il prodotto unico. Ho un altro esempio pratico. Avete presente la lattina della Red Bull? La lattina della Red Bull, sia nella versione classica che in quella che qualche tempo fa fece capolino sugli scaffali dei bar, si dota di uno stile grafico inconsueto, se ci pensate. Ha uno stile che richiama la tecnica degli illustratori svizzeri dei primi anni del dopoguerra, diciamo, in Italia, quando ci fu la famosa discesa degli svizzeri, che ogni tanto cito. Cioè, quando i grafici dalla Svizzera iniziarono a scendere in Italia e in pratica condivisero la loro conoscenza e diedero luogo ad diciamo, uno stile espressivo a livello grafico molto molto particolare, fatto comunque di forme geometriche, schemi diciamo molto rigidi. D'altro canto stiamo parlando di svizzeri. La lattina della Red Bull, se ci fate caso, non ha una grafica spaziale particolare. Che grafica ha? Ha una grafica estremamente schematizzata, minimalista, semplice, eppure unica. Gli altri prodotti dello stesso settore, o prodotti consimili, che siano anche altre bevande alcoliche o analcoliche, non si dotano dello stesso appeal estetico, perché chiaramente scimmiotterebbero solamente lo stile della Red Bull. Però in effetti la Red Bull resta unica nel suo genere, prima ancora che dotata di quel sapore così caratteristico che ovviamente fortifica il concetto di unico, si porta dietro con il suo packaging, cioè con la decorazione della lattina, un messaggio inconsueto, diverso dal solito. Ok? Quindi ovviamente poi magari chissà quante altre varianti o quante bozze differenti erano state proposte, ma alla fine è stata scelta quella, proprio perché le sue linee, seguitemi bene nell'esempio, in un bancone mettere tante lattine diverse e mettere per esempio le Red Bull, possiedono queste Red Bull una grafica che spezza letteralmente il ritmo grafico delle altre lattine, che di solito comunque è un ritmo abbastanza uniforme, cioè ogni lattina è avvolta da un colore, al massimo ha una retinatura di un certo genere e così via. La Red Bull invece con quelle linee inclinate spezza un concetto estetico che favorisce la penetrazione del marchio, del brand, all'interno della mente del consumatore. Ok? In questo credo grafiche insolite, formati insolite, proporzioni insolite. Esatto, e sono assolutamente d'accordo con te. Ora, se volete un suggerimento, io spesso vado su questo link, il link è quello di Behance Network, insomma, il canale comunque forse uno dei più famosi. E all'interno del quale, scavando, perché quella è solo una chiave di ricerca che può essere poi ulteriormente filtrata per data o per autore, scavando si trovano spesso, sì, magari ci credo anche,
dicevo, all'interno del quale si trovano spesso delle idee caratteristiche molto molto particolari che in effetti possono essere un modo comunque per ricevere la giusta ispirazione e lanciarsi appunto a presentare al nostro cliente un packaging di tipo differente. Fate molta attenzione perché fra l'altro all'interno comunque di queste gallerie troverete un altro esempio che mi sta molto a cuore. Datemi solamente un attimo, voglio trovare la gallery di cui vi sto parlando. Ci sono dei prodotti che sfruttano un concetto leggermente differente, e cioè cercano in qualche modo di utilizzare un layout cosiddetto naked, cioè minimalista, nudo o seminudo, apponendo al posto dell'etichetta eventualmente quella che è la consueta, il classico stile grafico, minimalista ma che lavora molto con un certo tipo di carattere, cioè si dà molto peso alla famiglia di font scelta e che ovviamente occupa molto spazio e che risulta penetrante nel messaggio e maggiormente significativa legata alla parola scelta. Se trovo un attimino l'esempio in questione, datemi solamente un secondo. Ci metto un attimo, che la gallery ce l'ho, al limite condivido un attimino con voi lo schermo. Un attimo di pazienza, ecco giustamente. Vediamo un po'. Beh, qui ci sono già un bel po' di esempi che vi posso mostrare, non c'è questo specifico, invece sì. Allora, attivo un attimo lo screen sharing, ok? Così vi faccio vedere anche un po' di esempi di settore. Che c'è, Maya? Guarda quando puoi, che meraviglia. Vabbè, lo metto da parte e dopo lo andiamo a vedere. Allora, attivo un attimino lo screen sharing. Voglio farvi vedere alcuni modelli che ho messo da parte per questo tipo di seminario. Eh sì, lo so, l'ho vista, era nella prima pagina, sì, molto carina, molto carina. Allora, scomparirò un attimo mentre attiverò lo screen sharing, ma non temete, sono qui. Un attimo di pazienza. Ok, adesso dovreste vedere in teoria la mia cartella, giusto? Ok, allora vi faccio vedere qualche esempio. Questi esempi che adesso vi mostrerò sono esempi che puntano. Oh, guarda, c'è pure una scatola di scarpe. dicevo, sono esempi differenti che ci permettono, attenzione, seguitemi bene, da un lato di presentare il prodotto come un qualcosa di unico. Alcuni di essi ci presentano il prodotto riuscendo a creare un legame empatico con il cliente prima ancora che il prodotto venga acquistato. Lo si fa con la forma, con il design e anche con la funzionalità, cioè con l'interazione che può scattare tra il cliente e la forma del packaging vera e propria. Mi riferisco ad esempio a quelle confezioni tipo i libri pop-up di cui parlavamo prima, che stimolano la curiosità quasi bambina che c'è all'interno di ogni consumatore e che quindi, stabilendo questo legame empatico, ne favorisce poi l'attribuzione di qualità, quindi la volontà di continuare ad acquistarlo. In altri casi troveremo anche delle linee di prodotto, adesso vediamo insieme. Prima di tutto, allora, muovo il mio elenco. Guardate questo prodotto. Riuscite a vedere il succo di frutta con l'aspetto giallo tipico della banana cichita?
Ok, cosa vi ho detto prima? Ci sono dei packaging e fra l'altro alla destra della banana vedete la confezione come un kiwi. Ci sono dei prodotti che puntano a rappresentare quello che può essere il prodotto vero e proprio, quindi vi danno l'idea, diciamo quasi tattile, quasi sensoriale del prodotto che state acquistando. Ok? Poi, guardate la bottiglia Evian. Guardate sia la confezione che la bottiglia. Stiamo parlando di una bottiglia d'acqua, eppure guardate quanto è curato questo packaging. Estremamente elegante, minimalista, ma adattissimo a rappresentare la purezza dell'acqua, che non poteva essere rappresentata se non da uno stile così minimalista, ed estremamente significativo, molto interessante. Guardiamo, ecco, adesso dovreste trovarvi davanti l'insieme, la famiglia di prodotti McDonald's. Ad esempio, il packaging del mondo McDonald's, poi nei link che vi passerò tra poco, metteremo a confronto McDonald's e Burger King. Il McDonald's, per esempio, si dota di uno stile di comunicazione estremamente allegro, variegato, ma soprattutto significativo e funzionale. Al punto quasi da generare delle infografiche, se mi passate il termine, per quanto riguarda le confezioni dei suoi panini. Se andate al McDonald's e come me vi fate dare delle confezioni vuote, io ho rotto le scatole ai McDonald's di mezza Italia e ho la collezione completa delle scatole vuote, cioè non unte di panino, e le utilizzavo all'interno di alcuni corsi in classe per far vedere come era sviluppata la confezione del panino. Ed è una confezione ricca di informazioni, ma sono informazioni ben distribuite nei pesi e nel posizionamento generico dell'informazione all'interno del prodotto. Ed è estremamente comunicativo, molto legato comunque a colori vivaci, giovani e quindi comunque in grado di comunicare bene all'interno di una certa fascia di consumatori. Vediamo qualche altro esempio. Vediamo ad esempio dei blister porta, credo che siano pillole, sì, dei blister porta pillole, un packaging chiaramente molto materiale che però effettivamente come vedete viene a essere caratterizzato da un certo stile anche minimalista ma molto pulito e essenziale che punta comunque sull'uso dei font. Non è questo l'esempio che volevo mostrarvi, ma adesso lo recuperiamo. Ecco, non è esattamente quello che volevo mostrarvi, ma poi se lo trovo ve lo faccio vedere. Guardate un attimino, per esempio, questo prodotto. Oggi molto spesso, quando si ha un prodotto di qualunque genere, dalla pasta ad alimenti di vario genere, all'olio come l'acqua Evian che abbiamo visto prima. Piuttosto che utilizzare una etichetta variegata o una copertura grafica diciamo, della superficie eccessiva, pesante, barocca, si punta invece a mettere completamente in risalto il prodotto, sfruttando da un lato il colore vivo del prodotto stesso, per rappresentare quel concetto che abbiamo espresso prima anche col succo di frutta dalla confezione modello banana, cioè la possibilità di farci quasi letteralmente assaggiare il prodotto prima ancora di acquistarlo. Dall'altro si sceglie di comunicare con dei caratteri che ci, tra virgolette, costringono a leggere un certo tipo di messaggio e nel leggere quella parola chiave o quel messaggio rimane maggiormente impresso, ok, il prodotto del nostro linguaggio di comunicazione. Sapete qual è il meccanismo di base? Quando voi prendete un pacco di pasta in mano al supermercato, quando mai andate a leggere comunque tutto ciò che c'è scritto? Al massimo leggete se si tratta di spaghettini, vermicelli, eccetera, eccetera, ok? E invece, se io nella confezione, quella confezione la svesto completamente e gli do, per esempio, comunque un appeal estetico fatto con un carattere molto, molto, come posso dire, bello, visibile, eccetera, eccetera, ecco che comunque faccio sì che la mia attenzione si concentri completamente sul prodotto vero e proprio. Ok?
Quindi attenzione perché, no, in realtà Maya, non sono convinto che la gente non sia ancora pronta perché ogni tanto ne vedo di questi prodotti anche qui da noi. Non sono completamente orientati in quella dimensione, ma si comincia un attimino a pensarci su. Quindi ribadisco, tolta tutta la decorazione inutile, rimangono il prodotto con la sua naturalezza e il termine chiave, in cerca di informazioni sul prodotto, obblighiamo noi stessi a leggere quel tipo di contenuto, quindi il brand, il nome o la parola chiave significativa, penetreranno più velocemente e con maggiore efficacia all'interno dell'ideale del consumatore. Ok? Guardate anche, per esempio, questa gamma di preservativi. Guardate. Questa è praticamente una gamma di preservativi. A fianco la vedete anche, eccola qua. Vi metto a fianco anche il preservativo singolo perché poi ci sono diversi colori per a seconda, diciamo, del tipo di prodotto. Sì, certo, Luca. Dicevo, guardate questo packaging e ha a che fare con dei preservativi e come vedete è un prodotto che si discosta completamente dalla gamma. Sì, sono preservativi, si discosta completamente dalla gamma di settore. Ora, all'interno, per esempio, del bancone dei preservativi in un ipermercato, tanto per dire. Siamo abituati a vedere un insieme comunque di grafiche di un certo genere. Immaginatevi di vedere una confezione come questa e sicuramente comunque vi catturerà l'attenzione. Quindi il risultato qual è? Che il prodotto è reso unico e fuoriesce dalla sua gamma e quindi viene messo in risalto. Sono molto appunto più eleganti. Quindi in realtà diciamo cosa hanno fatto di più sti tizi? Semplicemente hanno utilizzato una texture più semplice di quelle coperture comunque con tutti i disegnini, la coppia e così via. E fra l'altro, ripeto, guardate anche questa era diciamo un'altra variante, nel senso che la gamma aveva tre o quattro scale cromatiche. Anche il preservativo singolo si presenta così, cioè è comunque un qualcosa di più sciccoso e magari il prezzo è identico, però chi lo ha creato ha saputo mettere in risalto un prodotto facendolo risaltare anche rispetto ai brand molto più conosciuti come la Durex. Vediamo un attimino il link. Ah, qua sotto guardate, ecco, non era accorto ce n'era un altro. Allora, vediamo un attimino il link di Luca. Dark Horse Platinum. Bello. Molto bello. Estremamente minimalista. Bello, bello davvero. Ovviamente il cavallo sarà in rilievo. Oh, guarda che packaging. Bello, bello davvero. È quello che dicevamo prima. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere qualche altra cosa. Ecco, guardate anche queste bottiglie, per esempio, di vino. Questo è un esempio che è, diciamo, molto conosciuto in rete. E bottiglie di vino che ognuna praticamente è legato al concetto di peccato, di uno dei sette peccati capitali, che nella sua linea si presentava in questo modo, forse un po' grezzo, non è che graficamente mi attiri molto, però mi piaceva l'idea di alcune bottiglie che secondo me sono più riuscite di altre, ecco, per così dire. Oppure guardate per esempio, ecco, una confezione magari che crea, diciamo, un impatto cromatico importante. Immaginatevi queste tre bottiglie su uno scaffale dove magari ci sono 10, 12, 20 campioni di queste bottiglie, che creano una superficie bianca, pura, completamente bianca, con queste macchie di colore vivace che sicuramente cattureranno la vostra attenzione. Questi sono i giochi di cui vi parlavo, cioè sono dei giochi che interagiscono con il nostro occhio ad un livello inconscio, quindi mentre ancora noi neppure ce l'aspettiamo, il nostro occhio dialoga con l'ambiente circostante. E poi ci sono altri giochi, come per esempio, mi piaceva molto questo, guardate. E una confezione nera, si tratta di un tè che si chiama Zea Long, che evidentemente richiama il concetto di diciamo Zen. Una confezione molto semplice, una forma estremamente gradevole al tatto, che svela una sorpresa colorata che ci entusiasma.
Ed è un gioco, questo per esempio, della forte contrapposizione, del forte contrasto cromatico, che ripaga sempre. Ve ne ho portato due esempi, questo è quello del cubo legato al tè, o guardate per esempio questa associazione sempre legata al tè, tra questi due colori comunque così comunicativi, così vivaci. Come vedete comunque ci si gioca con i colori, si gioca con le forme, e alle volte in realtà non è che costa di più, semplicemente nessuno ci pensa. Però il nostro compito è proprio osare. Cercare comunque un qualcosa che renda il nostro prodotto diverso dal solito, inconsueto e soprattutto dia la possibilità al prodotto di diventare comunque un prodotto unico nella sua fascia. Ok? D'accordo? Andiamo avanti. Ultimi tre passaggi e poi passiamo a due slide molto pratiche, snelle. E tanto poi il resto delle slide lo troverete su SlideShare dove carico sempre le slide, quindi queste le caricherò domani mattina, quindi le ritroverete direttamente. Se riesco, ma non ve lo prometto, cerco di caricare il video stasera stesso. Allora, dicevo, ultimi tre passaggi. Il prodotto ha delle finalità specifiche? Attenzione, perché se il prodotto ha una destinazione d'uso particolare, la forma, i colori, il suo stile possono eventualmente perseguire il medesimo scopo, cioè raggiungere quello specifico target. Quindi attenzione perché la grafica di conseguenza modificherà il suo aspetto. Una cosa molto importante a livello tecnico, realizzata la nostra bozza, dovremmo chiederci: tutte le informazioni sono leggibili o c'è troppo affollamento? Ricordiamoci che è vero, alle volte il cliente vuole che mettiamo un sacco di testo nelle nostre etichette, per esempio, o nelle nostre confezioni. Però il nostro compito è giocarcela eventualmente sulle facciate disponibili a che la prima facciata, quella che dà il verso al consumatore, contenga un messaggio chiaro e diretto. Cioè, mentre tanti vanno verso il minimalismo, dovremmo chiederci perché si punta a un minimalismo, proprio per evitare comunque quell'effetto scenico che allontana il consumatore e lo stimola a far tutto fuorché a leggere l'etichetta. Se invece le informazioni sono ridotte all'osso, noi comunque facilmente dispenderemo quei 2-3 secondi per cercare di capire che tipo di messaggio ci sta arrivando dalla confezione. È una reazione quasi inconscia che abbiamo come consumatori. Quindi cerchiamo comunque di non creare degli ingorghi di informazioni che non servono assolutamente a niente. Abbiamo più facciate, sfruttiamole. Quali figure e materiali mi servono per realizzare il mio progetto? Di questo adesso ne parleremo, cioè. Se voglio realizzare un mock-up o se voglio realizzare un progetto legato al mondo del packaging, di quali figure professionali ho bisogno? Di quali materiali e/o strumenti mi servirò per creare il mio mock-up, il mio modello? Scopriamolo insieme. Andiamo avanti. Eccolo qua. Parliamo prima di tutto di figure professionali. Allora, sicuramente la prima figura che possiamo immaginare è quella del classico grafico. Cosa fa il grafico? Progetta la confezione prevedendo alcune aree dedicate alle informazioni di supporto, dal codice al barre, al testo informativo, dalle norme legali, ai simboli e così via. Poi vi serve un illustratore o un'illustratrice, poiché in effetti, se vogliamo caratterizzare il nostro prodotto, probabilmente ci servirà avere comunque un illustratore dalla nostra, soprattutto quando il cliente è particolarmente esigente. Cosa fa l'illustratore? Realizza le illustrazioni di un prodotto in linea con la forma della confezione finale. Attenzione, perché sta qui il trucco del mestiere, e cioè, se la confezione è un parallelepipedo, pazienza, un grafico qualunque prende un'illustrazione e la butta lì. Ma nel momento in cui la confezione ha un design originale, avere un illustratore a portata di mano ci permette di creare un'illustrazione ad hoc su quella sagoma. E non crediate che si tratti di un lavoro da poco. È ciò che invece dà risalto al prodotto. Immaginatevi per esempio una bottiglia sinuosa, comunque dalle forme morbide, e un illustratore che crea una grafica che avvolge l'intera bottiglia. Chiaramente, dopo che abbiamo saputo dalla tipografia del caso, chiamiamola tipografia, o dalla serigrafia, da quello che è, che questo tipo di lavoro si può fare, è chiaro. Però alle volte possiamo anche proporre noi stessi e trovare con la tipografia la tecnica per rappresentarla. Ok? In più,
possiamo eventualmente anche prendere un illustratore e farlo lavorare sui classici mock-up definiti storici, cioè i mock-up utilizzati da sempre come format classico da parte delle aziende. Poi ci serve, io l'ho definito mock-up artist, ma in realtà è anche il grafico stesso che sviluppa questo tipo di modello, cioè che cosa fa? Come ho detto prima, si serve di taglierino, di una stampante, di una superficie di taglio, di nastro biadesivo. Crea dalla fustella, stampa il suo modello con il taglierino, costruirà in pratica il modello aperto, più o meno come facciamo quando ad esempio prendiamo le nostre Vigorsol in confezione di carta, nella classica scatola di cartone, e poi possiamo aprire con le mani, scollando ogni angolo e vedere come si presenta il nostro mock-up. È il processo inverso, solo che ovviamente sì, e di solito infatti li facevo io queste cose, quindi figurati. I limiti CM, ci sono in funzione al budget del cliente e al modello da stampare, rispetto alla tipografia scelta. Mi spiego meglio. Puoi inventarti anche un modello molto particolare, astruso, fatto con materiali X. Il concetto però qual è? Dove sta il problema? Trovare un'azienda, una tipografia, una serigrafia che ti stampi quel tipo di materiale, che ti produca il prodotto finale. Ecco perché continuo a dire che è fondamentale dialogare col cliente e con chi realizzerà alla fine il nostro prodotto. Poco fa Luca, quando è intervenuto all'inizio della lezione, cosa ha detto? Ha detto: in Italia c'è un problema perché anche se hai delle idee creative non è detto che tu trovi un'azienda in grado di realizzartela. Ma fosse anche il cofanetto in legno d'acero laccato, non è detto che la trovi. Magari la trovi fuori dai confini nazionali. Quindi il limite vero e proprio consiste nella disponibilità di budget che condiziona ovviamente lo strumento finale per arrivare alla stampa e di conseguenza condiziona il nostro lavoro. Ok? Dicevo poi quindi il mock-up, il mock-up artist, che stavo leggendo cosa scriveva Giovanni, il mock-up artist, quindi non è altro che la persona in grado di sviluppare questi modelli. Tra virgolette tridimensionali reali del prodotto che servono tanto a noi per accertarci del lavoro fatto quanto al cliente per verificare la resa finale. Infine, come dicevamo prima, ci serve anche un tipografo o un tester, cioè quella figura che va comunque a stampare o a studiare la possibilità di realizzare la forma finale. E che in realtà interviene magari nelle fasi iniziali, perché per rispondere a CM è chiaro che se io mi sto inventando una bottiglia di un vetro sagomato, satinato, con effetto sabbia, quello che vuoi, e neanche so se la tipografia del cliente riesce a stamparla, ho perso tempo. Arrivo a concludere il progetto e poi il cliente si innamora del progetto, ma non lo può stampare. E allora, come ho detto, si ragiona fin dall'inizio con queste figure e gli si dice: Ciccio, io devo fare un packaging particolare. Entro che limiti io posso muovermi? E la tipografia ti dirà: guarda, io ti posso stampare su una superficie di tipo jeans, di tipo vetro, di tipo metallo, plastica, ma non posso stampare sulla liquirizia. Quindi non mi fare un modello stampato sulla liquirizia. Quanto alla sagoma, ti do i margini, le dimensioni, la mia magari fustella di base da seguire, muoviti internamente a quella e non avrai problemi. Però sta sempre a noi la capacità comunque di interagire con questi soggetti, ok? Assolutamente, sicuramente, Valeria, quello è il minimo indispensabile, ma io chiaramente quando ho definito il concetto di grafico designer ho dato per scontato che questa figura sappia utilizzare Illustrator, sappia che cosa siano i colori, sappiano che cosa siano i Pantone, che cosa sono le problematiche di stampa, come si dà un esecutivo di stampa alla tipografia, per esempio, o che cosa deve chiedere alla tipografia. Ovviamente lo sto dando per scontato, proprio perché, come ho detto all'inizio, il packaging non è una qualcosa che può fare qualunque grafico che si alza la mattina e si mette a fare packaging. Può fare un'etichetta, un rettangolo, ma persino la sagoma fustellata di un'etichetta comunque richiederà delle conoscenze minime all'interno di Illustrator e delle fasi di stampa che magari richiederanno la costruzione di un livello monocromatico, per esempio con il magenta, che farà da guida al plotter da taglio, per esempio, tanto per buttarla lì. Vediamo invece le risorse principali. Allora, sicuramente, secondo me, chi è un amante, chi è un amante comunque del settore, come me raccoglierà un sacco di link e riferimenti.
Valeria, avendo lavorato prima in tipografia, mi risulta più facile capire alcuni meccanismi quanto preparare alcuni file. Sono d'accordo con te, ma è la stessa cosa che è successa a me. Ho lavorato io 2 anni, io ero proprio l'addetto alla prestampa, alla stampa, al plotterone, al plotter da taglio. Tutta quell'esperienza mi è tornata utilissima perché da lì in poi ho capito quali erano le problematiche che da art director dovevo affrontare quando progettavo qualcosa. Quindi, comunque, davvero nel nostro settore ogni esperienza, anche la più piccola, ci può dare comunque, può aggiungere qualcosa di fondamentale per lo sviluppo della nostra figura. Allora, dicevamo, quali sono le risorse principali? Sicuramente la rete ci offre tanti di quei canali, tante di quelle risorse che, ripeto, adesso vi passerò in massa, e molto utili comunque a orientarci rispetto ai modelli o semplicemente alle possibilità che si possono raggiungere nel momento in cui si vanno a toccare determinati tasti, cioè sapere che si può fare una certa sagoma di un certo tipo o realizzare una confezione di un certo tipo, lo scopriamo grazie al web. Ricordatevi che oltre alle classiche community dedicate ai blog tematici, oggi ci sono anche i social media che ovviamente hanno delle pagine dedicate da Pinterest a Facebook, magari a Google Plus in versione community, probabilmente troverete tutta una serie di canali tematici legati al concetto. Poi sicuramente ci serve una ricca libreria di immagini raster e vettoriali. Voi sapete che io sono comunque un affezionato di Fotolia e tantissimi progetti, soprattutto quelli dove ho bisogno di qualità e rapidità, vengono comunque attinti dall'enorme catalogo di Fotolia che mi permette di scegliere anche addirittura dei mockup. Se voi andate dentro Fotolia, per esempio, lo faccio insieme a voi, se andate all'interno di Fotolia e provate a digitare il termine mockup oppure package, modello, quello che volete, diciamo mockup, e nel filtro a destra, anziché selezionare tutte le immagini, scegliete solo illustrazioni e vettoriali, dando il via usciranno fuori dal motore di ricerca tutta una serie di modelli che vanno ovviamente dal classico corporate design fino a modelli di corporate gift, quindi comunque modelli come per esempio, ecco, la lattina da decorare, e la brochure da decorare, modelli ovviamente anche di iPhone, iPad, Mac, t-shirt, business card, insomma tutto ciò che può semplicemente tornarvi utile per creare la vostra libreria. Quando io per esempio devo presentare un progetto al cliente, quello che faccio è esattamente questo, cioè prendo dei modelli da Fotolia, li decoro con le mie grafiche, poi chiaramente adatterò lo stile grafico sulla base del mockup finale. Vi faccio un esempio rapido, giusto per capirci. Voglio farvi vedere questa cosa. Allora, se io cerco per esempio Cosmetic, mi sembra che si chiami così. Vediamo un po'. Ecco. Provate per esempio a dare un'occhiata su Fotolia. Provate a digitare, sempre filtrando le illustrazioni, quindi cercando illustrazioni e vettoriali, inserite questo termine, Cosmetic. Cercando su Fotolia il termine cosmetic, vi salteranno fuori tutta una serie di illustrazioni, incluse immagini, per esempio come questa, adesso vi faccio vedere l'immagine singola, che in pratica possono essere epurate dal logo, guardate questo link, possono essere epurate dal logo originale affinché ci si possa inserire il nostro brand, il logo del nostro cliente. E così facendo io praticamente posso presentare al cliente uno studio sul prodotto con tanto di posizionamento. Quindi quando siamo ancora in fase di analisi della grafica, posto che non ho ricevuto particolari limitazioni al di là di quelle di settore, cioè rispetto alla stampa sulla superficie, potrò prendere una serie di esempi come questo e andare magari comunque a sviluppare quella che riterrò essere una grafica adatta. Io personalmente, ripeto, molto spesso mi doto comunque il mio archivio acquistato su Fotolia è molto ricco di mockup e di modelli che utilizzo in larghissima quantità. Ok? Giovanni, stavo facendo vedere come su Fotolia, digitando per esempio nella sezione vettoriali e illustrazioni termini come cosmetic, ti possono saltare fuori esempi come quello che ti ho appena linkato, cioè una serie di risorse di mockup di modelli vettoriali. All'interno dei quali andare ad applicare la nostra grafica originale. Ah, ok. D'accordo? Quindi è fondamentale avere una ricca libreria di risorse attraverso Fotolia o siti simili. Io scelgo Fotolia perché per me è più conveniente di tutti, ma
Insomma, l'importante è avere questa bella libreria. Poi, attenzione perché ci sono anche i siti dei produttori. E qui comincio a passarvi qualche link. Che cosa voglio dire con sito dei produttori? Per esempio, vi faccio vedere una serie di siti. Alcuni siti che cosa fanno? Producono letteralmente, occhio alla chat perché metto lì tutti i link, producono una serie di modelli di pack particolari. Poi vi dicono, Ciccio, se tu vuoi creare un modello legato per esempio a quella confezione particolare che ti propongo, scaricati la fustella dedicata che fa riferimento proprio a quel prodotto, mettici dentro la tua grafica. E mandamela, così io saprò quale modello vuoi, come la vuoi e saprai anche tu di aver lavorato bene, di avermi mandato il file completo. Questi sono due link, ve ne mando un terzo. Sì, grafiche e fustelle preconfezionate. Ne mando un quarto. Maia, Maia, ti ho detto, chiedi e ti sarà detto. Tu non chiedi e non ti sarà detto. Vi mando gli ultimi due così avete tutta la carrellata. Chiaramente ce ne sono tanti altri, però diciamo che questi mi piacevano proprio perché avevano la loro realtà. E cosa importante? Guardate questo link che vi sto passando. Era quello di cui vi accennavo prima. Leggete bene che cosa c'è scritto all'interno di quel link. In pratica, l'azienda in questo caso non solo vi dice io mi occupo di packaging, ma guardate che messaggio importante dà. Vi dice in pratica che vi seguirà di ogni fase dalla realizzazione del caposerie, cioè del mock-up, alla sua declinazione su qualsiasi tipologia di prodotto, carta, sleeve, pick-up, lid, can lattina, termoretraibile, eccetera, e vi sviluppa anche il mock-up. Che riprodurrà nei minimi dettagli il prodotto finito. Il che significa che praticamente questa azienda, che io onestamente non conoscevo, mi è saltata fuori su Google così mentre facevo la ricerca per voi per questa sera, questa azienda vi assiste proprio dall'A alla Z, cioè davvero vi accompagna dalla creazione del mockup fino alla realizzazione finale del prodotto. Ora, vedendo le marche che tratta, è chiaro che si tratta di un'azienda, insomma, importante. Però, ripeto, è bello vedere il concetto di cui parlavamo prima messo in pratica. Un'azienda che mi prende per mano, mi fa il mock-up e poi mi dà tutti i riscontri del caso, prima di scegliere come procedere lato stampa. Ok? Torniamo alle nostre slide. Quindi, i siti dei produttori, una volta che io ho capito che mi serve un'azienda il cui sito mi dice che posso stampare sulla liquirizia, parlo con quell'azienda, gli dico seguimi, l'azienda mi darà la fustella per stampare sulla liquirizia e io cosa faccio poi? Assorbo il file con il mio Illustrator, creo la mia fustella e manderò all'azienda il file già pronto all'uso per stampare su quella liquirizia. Ok? Altra cosa importante, e anche qui penso che vi farò godere, quando lavoriamo ovviamente con la produzione, le fasi di produzione, ricordiamoci che abbiamo anche la possibilità di lavorare sia con Photoshop sia con Illustrator in tre dimensioni, ok? Allora, che significa lavorare in tre dimensioni? Significa poter sfruttare, per esempio, dei modelli già pronti o dei software che generano i modelli in 3D. Allora, riguardo i modelli da customizzare, vi ricordo che c'è Graphic River. Eccolo qui, all'interno del quale potete acquistare dei mockup evoluti già pronti. Fate il copia e incolla del link. Ma adesso però vi passo un link completamente gratuito, aprite bene le orecchie, ricchissimo di azioni per Photoshop che in un click, partendo da una grafica vostra, creano un mockup tridimensionale di 120 tipi diversi per qualunque tipo di prodotto. A voi. Signore e signori, lustratevi gli occhi. psdcovers.com è servito. Andate voi stessi a dare un'occhiata e vedrete di che sto parlando. Questo sito è pieno di azioni gratuite, sottolineo gratuite, ad alta risoluzione. Mi ero dimenticato di dirlo. Vi serve di creare una lattina? Vi serve una confezione per il caffè, un mock-up per iMac, la confezione del detersivo, un pacchetto di patatine?
Giratevi tutte le directory, vi faccio notare che sono tutte a 300 dpi, voi fate la grafica, cliccate il pulsantino dell'azione e voilà, automaticamente avete il vostro modello tridimensionale a vostra scelta pronto all'uso. Ok? Vediamo Luca il sito che ci passa. Vediamo. Cos'è un software ProLabel Studio? Carino. Bello questo software, eh sì, in effetti non lo conoscevo. Molto molto interessante. Ma ti permette di associare la grafica? Ok, comunque è da vedere. Questo poi gli darò un'occhiata, ma molto interessante. Grazie Luca. Ok, direi che tra la risorsa che vi ho passato io e la risorsa che vi ha passato Luca, diciamo che stasera c'è godimento per tutti, ok? Sì, infatti ho intuito perché ho visto che dà anche dei sample gratuiti, quindi probabilmente si tratterà di qualcosa legato ai materiali, sicuramente. E vediamo se c'è qualche altra cosa che vi posso passare direttamente. Pipipipi. Ah, ecco, giusto per la cronaca, innanzitutto vi faccio vedere anche la newsletter che ha mandato Pantone, legato ai Pantone di materiali. Quindi date un'occhiata anche a questi Pantone, perché mi ha colpito molto il fatto che comunque non sapevo che esistessero dei Pantone così specifici per dei materiali così particolari, cioè nel senso che adesso questi non li ho mai avuti in mano, però mi dà l'idea proprio di avere dei campioni di quel tipo di superficie, quindi avere comunque un'idea concreta, fedele al 100% comunque di quel tipo di prodotto. Poi vi faccio leggere un articolo che ho scritto tempo fa, quando ero appassionato di McDonald's prima di diventare fedele del Burger King, sullo stile della comunicazione, che secondo me è sempre meglio quello McDonald's, però quello Burger King, da quella data in poi, perché l'articolo è del 2008, comunque ha cominciato un po' a migliorare. Però dategli un'occhiata perché può essere molto interessante. Poi nell'articolo che troverete all'interno del blog troverete altri link legati proprio a questi. Poi vi faccio vedere, vabbè, questi, ah, ecco, vi faccio vedere. 10 minuti e finisce, Giovanni. Vabbè, questi sono poi tutti i link che troverete nell'articolo, che in effetti sono un bel po' da passarvi tutti. Ah, ovviamente c'è anche PixArt and Printing, che ha i suoi bei modelli di mockup per quelli di voi che utilizzano. Allora, adesso vi dico dove andrò a mettere tutti i link, ma quelli sono solo un decimo di quelli che ho preparato per voi. Il problema è che non faccio mai in tempo a pubblicare gli articoli, ma lo sapete che io preparo decine e decine di link per ogni webinar, quindi. Allora, innanzitutto vi faccio vedere dove metterò l'articolo così che abbiate la possibilità di seguirlo. Ripeto, se riesco magari lo faccio domani, anche domani mattina, magari insieme alle slide cerco di caricare anche l'articolo, anche perché lo devo caricare sabato. Allora, questo è l'area blog dove ho caricato, dove caricherò l'articolo. E invece vi ricordo che se ne avete voglia, mi fa piacere ricevere i vostri commenti all'interno dell'area dedicata per l'appunto ai commenti ai webinar, una cosa che mi aiuta anche a portare avanti il progetto dei webinar gratuiti a questo link che vi ho appena passato. Detto questo, diciamo che il webinar ovviamente termina qui, ci sarebbe ancora tanto da dire, ma proseguiremo la conversazione all'interno dell'articolo con tante risorse. Ricordatevi però che quelle domande che troverete nelle slide, nelle prime pagine, sono davvero le domande fondamentali che dobbiamo farci quando andiamo a creare un modello. E tenendo conto delle tante cose importanti che abbiamo detto, grazie anche al prezioso aiuto di Luca, che è un addetto di settore, ricordiamoci che affrontare la fase di creazione del packaging non è comunque un qualcosa da prendere sotto gamba, al contrario, si tratta di un'arte che non è dedicata a tutti. Bisogna comunque affrontarla,
come si affronta una materia a sé stante, importante per lavorare bene nel settore. Detto questo, prima di tutto vi ringrazio di aver assistito a questo webinar e mi auguro che sia stato anche di vostro gradimento o quantomeno utile con qualche suo spunto. Come ho detto prima, se ne avete voglia, avete sempre l'area per commentare, mi farebbe piacere ricevere il vostro commento e a voi adesso le domande. Se avete qualcosa da chiedere, sono qui a vostra disposizione. Molto volentieri, Luca, molto volentieri. Quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda, ovviamente come vi ho detto il webinar è stato registrato, per cui lo troverete poi su YouTube. Le slide Anna Pia li trovate qui. Aspetta che ti do il link. Eccolo qui. Questo è il mio canale dedicato alle slide, dove metto le slide della maggior parte dei corsi. Eccolo qua. Visto Anna Pia? Allora, vediamo le domande. Maya, io mi chiedevo se fosse possibile specializzarsi nel mock-up e vivere solo di quello. Oddio, non so onestamente, non credo. Però oddio, può anche essere, solo che dovresti fare dei mock-up a 360 gradi. Per esempio, un'azienda con la quale collaboravo faceva dei mock-up in polistirolo attraverso una macchina che praticamente intagliava il polistirolo e creava le sagome in tre dimensioni dei mock-up. Credo che farne un lavoro a sé stante significherebbe lanciarsi su un investimento di un certo genere. Poi non so, ecco, a pensarci bene, quante aziende spenderebbero soldi per farsi una fustella, che è un qualcosa che si fa e poi si butta. Che cosa, Valeria? Fa le fustelle? Cioè fa solo quello, vive di fustelle? Ciao Luca, alla prossima. Ah, ok, no, pensavo che dicevi che campava solo di mock-up. Sì, però appunto già la macchina che taglia il polistirolo è di per sé un investimento. E Francesco potrebbe esserci, ma sicuramente nella stagione 2. Ormai questi sono gli ultimi webinar prima dell'estate. Nella stagione 3, volevo dire. Nella stagione 3 poi ci saranno comunque dei percorsi un po' diversi, più lunghi, sempre aperti a tutti, insomma, dove si potranno ragionare anche in questo senso, però ne abbiamo parlato di packaging per progetti editoriali, quindi se recuperi alcuni dei webinar passati, brand e corporate identity, portfolio, adesso non ricordo esattamente in quali erano, però dovresti trovare qualche cosina, in passato ne abbiamo parlato, ecco. Qualche altra domanda? Luca, comunque il packaging è un mercato che in questo momento non sente la crisi ma richiede di essere strategici. Amen. Maya, farai dei webinar per gli sfigati che ad agosto rimangono a casa? No, credo di no, webinar ad agosto non credo. In realtà mi era venuto in mente di fare una sorta di workshop di gruppo, in coppia, un'idea che mi ha dato un tizio durante un evento. Però comunque li farò da settembre in poi, perché ad agosto, poi non lo so, se magari ad agosto. Sì, prendere due persone che non si conoscono affatto e farle lavorare insieme, estratti a sorteggio, sullo stesso progetto. È un esercizio praticamente che dovrebbe aiutare le persone a lavorare in team, quando per esempio le persone non si conoscono. Non lo so, diciamo che effettivamente può essere una cosa stimolante, ma può anche essere una fesseria completa, nel senso che poi magari la gente ad agosto giustamente non è interessata a fare queste cose. E poi mi devo preparare per i nuovi corsi anche da settembre, quindi io quando vado in Fairy, non riesco a capire quella parola. Quando vai in Free, no, non, no, niente, Valeria, non la capisco quella parola, non so che vuol dire. No, chi si ferma è perduto. No, in realtà vorrei utilizzare agosto approfondire un po' di argomenti da proporvi poi a settembre. Lucis in fondo il creature design in 3D che mi sta appassionando un bel po' e sta tirando fuori l'illustratore che c'era una volta in me. Però questa cosa del workshop di coppia tra sconosciuti vi assicuro che comunque la faremo.
Se, guarda, tenete d'occhio il blog la prossima settimana. Magari una call la lancio. Se arriviamo ad essere almeno una dozzina, quindi vuol dire 6 coppie, vi giuro che comunque metto in moto il workshop per agosto. Avete la mia parola. Grande Luca. Grazie a voi, Graziella. Va bene, gente? Allora, io di nuovo vi ringrazio. Valeria, tu sei a Latina, quindi mi auguro di vederti il 20 luglio a Roma per il nostro piccolo meeting degli Artlandisiani. Chiaramente invitato chiunque tra voi voglia partecipare. Chi non viene non gli parlo più, semplicemente. È nulla. Eh sì, ma io non so, non è che mi ricordo da dove venite, quindi. Ho letto adesso che sei di Latina, quindi. Barbara, vi linko l'articolo dove ci sono tutte le informazioni per iscrivervi anche senza impegno all'evento, quantomeno per essere aggiornati sulle date. Poi chiederò ovviamente chi di voi realmente, diciamo, interessato a partecipare o meno. Attualmente siamo in 8, però ho lanciato solo venerdì scorso il tutto. Allora, questo è il link dove potete aggiungervi eventualmente per se avete voglia di partecipare. E sappiate che Maya, fra l'altro, non ci sarà, mi aiuterà a organizzare, ma lei non verrà. Probabilmente la lasciamo fuori, adesso vediamo. Però detto questo, poi chiunque altro è benvenuto. Vabbè, dai, la facciamo entrare, dai, la facciamo venire lo stesso. Va bene? No, no, vai, venga, ti prendo a casa tanto. Va bene, gente. Grazie di tutto, buona continuazione e ci sentiamo presto. Un abbraccio e buona serata. Ciao ciao. Perché l'abbraccio non lo so, stasera è uscito pure l'abbraccio. Vabbè, buon abbraccio a tutti. Ciao ciao.